Mantra Sound. A radio tu suburgo, per l'underground, se mescia notte e giorno. Mantra Sound. Ok, signori e signori, siamo sempre qui sulle frequenze di Mantra Sound dalla Beer Art Rock Summer Festival e siamo arrivati alla grande finale e siamo qui anche con il grande Alessandro Ottaviani degli Acinideva, ragazzi. Grazie Mirko, buonasera a tutti gli ascoltatori di Mantra Sound. Grandissimo, anche quindi anche gli Acinideva subiscono la podcast station radio di Mantra Sound in questa location estiva. Sì, siamo sempre più professionali, non che l'altra volta non lo fosse, però eravamo lì da Omar Pedrini. Vero. 6-1, ti ricordi? Adesso abbiamo pure tutto questo. Ci siamo questo il secondo ambiente. Dobbiamo dire il secondo incontro ed è bello perché nell'underground succede questo, no? Vedi, basta avere la voglia, la costanza di esserci sempre e qui ci sono sempre anche questi Acinideva, perché mi devi un po' raccontare dall'ultima volta è successo un qualcosa. Abbiamo visto dei live importanti, avete fatto una bella rassegna, Sì, e soprattutto siamo arrivati in finale all'Emergenza Festival, alla CLAC, spettacolo. Quindi anche lì un bel contest. Abbiamo vinto la prima finale regionale, poi la seconda non è andata, comunque siamo soddisfatti così, ecco. Però gli occhi attenti a questo indie rock, diciamo che vuol dire che la gente è attenta alle sonorità dell'independent rock, perché tante volte l'indie rock appunto si conoscono e si dicono ma però l'indie rock che cos'è? Basta ascoltare appunto questa vena, questa idea di cantautoralità, no? Che si può dire, e sinceramente c'è sempre un succo, un concentrato, no? C'è l'essenza di come una band fa il suo lavoro. Sì, guarda, la soddisfazione più grande infatti nelle ultime esibizioni è stata quella proprio della totalità della performance, quindi anche del testo, che è un aspetto che spesso, soprattutto all'inizio, suonando magari anche nei locali, che non, ovviamente non per colpa loro, spesso nei vicoli e così sì, di Genova, sì, sì. Non sono attrezzatissimi, i volumi bassi, spesso comunque la voce si perde. Invece in un contest come quello dell'emergenza, quindi in un posto come la CLAC, siamo riusciti comunque a far ascoltare anche i test e quindi a far godere la nostra musica anche nel lato proprio della creatività. 360 gradi, ecco. Spettacolo. Sottofondo musicale perché abbiamo anche gli Stramogna sul palco e dobbiamo dire che in questa location estiva ci ascolteremo di nuovo gli Acinideva. Cosa proporrete questa sera? Avete avete delle nuovi brani o il vostro repertorio? Cosa sta nascendo nell'ambito della vostra musica? Guarda, sì, proponiamo i grandi classici che ormai un po' la gente che ci segue inizia a conoscere, anche a canticchiare, a scrivere su Facebook, non so, qualche verso, così sono cose che danno una grande soddisfazione. E poi insomma rifacciamo alcuni pezzi che non abbiamo tanto suonato nelle ultime volte e poi insomma stiamo lavorando adesso a nuovi brani, uno addirittura che si intitola Eva, quindi è un po' il brano eponimo, quello che spiega anche un pochettino, ragazzi, la nascita anche del nome del gruppo, ecco, quindi... Spettacolo, basta ascoltare il significato del vostro nome per capire l'essenza della provenienza, diciamo, no? Quando ho etichettato un po', diciamo, la vostra filosofia, perché bene o male tu sei una persona profonda, per essere arrivato a dare un significato non tanto perché assomigliava oppure si dava un'aria, tante volte le band si chiamano perché suona bene il nome, no? Però invece quando c'è un significato dietro non si fa nulla a caso. Sì, anzi, noi a volte abbiamo anche un po' di problemi per il nome, perché spesso non capiscono magari se va scritto tutto attaccato. Però insomma ci abbiamo creduto, quando è uscito fuori ci siamo riconosciuti, abbiamo riconosciuto comunque, giusto come dicevi tu, l'essenza della nostra musica, di quello che vogliamo comunicare, cercando comunque sempre, quello è il nostro obiettivo, di non chiuderci comunque in una nicchia, pur facendo un rock italiano nostro, inedito, che spesso magari può assomigliare a rock anche underground, che vabbè ora non le più, di Marlene Kunz o comunque certo, di altre certo. Band dell'underground rock ormai affermate. Ho visto che in alcune foto avete conosciuto anche di persona, sì, Cristiano Godano. Diciamo che infatti un po' il battesimo è giunto da lui, perché eravamo indecisi tra due nomi per il gruppo. Quando l'abbiamo incontrato, parlando con lui, abbiamo chiesto e quindi abbiamo avuto anche, diciamo, questo battesimo. Pensa da un parte po'. Sua e ha detto Acinideva e Acinideva fu, ecco. Che spettacolo, ragazzi, battezzati da Cristiano Godano.
questo è tutto ragazzi, dobbiamo dirlo. Io ho notato davvero anche al, devo dire all'ultimo live che ho visto, che l'ho goduto anche come pubblico, e che avete un seguito anche nei fans, perché le vostre canzoni sono cantate proprio dal pubblico lì sotto, sotto il palco, quindi bene o male c'è anche chi vi segue durante i live, oltre che chi curiosa sul web, perché è facile ascoltare, però tante volte quando si presenta la gente, ti stringe la mano e ti dice cavolo mi piacciono le tue canzoni, io penso che sia la più grande soddisfazione al giorno d'oggi. Sì, è una grandissima soddisfazione, poi è bello perché oggi sai con Facebook da un lato sembra facile andare in giro alla gente, chiedere mettimi il mi piace. Io ti dico, questa è una cosa che noi non abbiamo mai fatto. Vabbè, certo. Infatti comunque se guardi sul nostro Facebook c'è un numero di mi piace che siamo arrivati a 255. Sì, è umano. Ho guardato oggi, ragazzi, perché io mi informo molto. Sì, sì, no, devo dire che ogni volta che suoniamo si aggiungono dei mi piace anche di gente che poi ci chiediamo, ma era un tuo amico? No, io non lo conosco. È così. Sono soddisfazioni perché vuol dire che insomma la nostra musica stiamo arrivando, noi cerchiamo sempre ogni volta di fare un passo in avanti, la strada è sempre lunga, ma piano piano, insomma, ci crediamo tanto. Grandissimi, grandissimi. Alessandro Taviani, siamo sempre al Beer Art Rock Summer Festival. Io volevo dare, appunto, come dico sempre, per la conoscenza appunto sul web, i vostri link, oltre al social network che è Facebook, il social network più diffuso al mondo, però avete anche un bellissimo accurato MySpace. Sì, abbiamo un MySpace dove sono caricati i primi tre nostri brani che hanno costituito la nostra prima demo. Adesso probabilmente andremo nei prossimi mesi a Siena a registrare quello che consideriamo un po' adesso il nostro singolo di lancio, ecco, in cui crediamo tanto, che è Norwegian Sweet, che appunto piace molto alla gente perché è un testo di denuncia, un testo provocatorio sul Andreas Breivik, che è il norvegese che ha fatto la strage, no? Due stati fa, ragazzi, in Norvegia. E il ritornello ripete in maniera incalzante: se uccido qualcuno lo faccio in Norvegia, se uccido qualcuno lo faccio in Norvegia, dove comunque non è tanto una critica al sistema norvegese penitenziario, che comunque funziona, è un modello, quanto invece al nostro modello di carcere e al nostro sistema di vita. Ecco, un altro nostro obiettivo a cui adesso cerchiamo un pochettino di lavorare è quello di riuscire a suonare anche in carcere, al carcere di Marassi, perché noi abbiamo un paio comunque di brani che riguardano anche la tematica dei detenuti, degli emarginati, comunque del sistema penitenziario. Spettacolo, io direi che questa è l'originalità nella musica indie rock, io direi di ascoltarli e andate a scovare gli Acinideva, questo grandissimo gruppo. Io saluto Alessandro Taviani e ci andiamo a godere subito il vostro live. Assolutamente. Perché ormai è imminente, stiamo per iniziare. Io ti ringrazio di essere stato ancora con noi. Grazie ancora. E ci vedremo spesso nei canali del rock and roll. Assolutamente. Grazie a tutti e salutiamo il web, signori, Nero Events, Beer Art Rock Summer Festival. 2, 0, 3, 6.